Ciao a tutti, oggi prepareremo i panini limone e miele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più il tempo di lievitazione. Gli ingredienti sono scorza di limone, farina manitoba, acqua, tuorli, uova, lievito di birra fresco, farina di tipo 00, sale, vanillina, miele e burro morbido a pezzi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza del limone. La vanillina. E la farina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 30 secondi. A velocità 10. Andiamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'acqua, i tuorli, l'uovo, il lievito di birra, e la farina di tipo 00. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo impastare per 2 minuti a velocità spiga. Aggiungiamo il sale, il burro, e il miele. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo impastare per altri 3 minuti, sempre a velocità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola che abbiamo precedentemente unto, copriamolo con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare sino al raddoppio. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso lo trasferiremo su una spianatoia e andremo a formare dei panini dal peso circa di 20 grammi l'uno. Posizioniamo i panini su una teglia rivestita con carta da forno. Proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto. Una volta preparati i panini, li copriremo con pellicola trasparente e li lasceremo lievitare per un'ora circa. In precedenza avevo detto erroneamente che i panini sono del peso di 20 grammi, invece i panini oscillano tra i 40 e i 50 grammi. Trascorso il tempo di lievitazione, adesso spennelleremo i panini con un tuorlo amalgamato con 2 cucchiaini di miele. Adesso cuoceremo a forno preriscaldato statico a 160 gradi per 15-20 minuti circa. I panini limone e miele sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servirli. Panini limone e miele. Grazie e alla prossima ricetta!